Ci sono imprenditori che cercano di fare fuori la concorrenza appoggiandosi ai fondi delle mafie. È l'allarme lanciato dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che in un'intervista al quotidiano La Stampa aggiunge: in base ai dati del monitoraggio che abbiamo messo in campo per l'emergenza Covid, siamo di fronte a risultati sbalorditivi. Le mafie sfruttano il momento per alimentare il flusso di riciclaggio e usura nei confronti delle imprese in ginocchio a causa della pandemia. Il modus operandi è semplice. Le organizzazioni criminali cercano di porsi come welfare alternativo e come punto di riferimento per le attività che, dopo lo stallo creato dal lockdown, vi si aggrappano cercando respiro economico. E i servizi offerti agli imprenditori in difficoltà sono soprattutto prestiti di denaro che hanno lo scopo di fagocitare le imprese più deboli, facendole diventare strumento per riciclare e reimpiegare capitali illeciti. Una volta acquisito il controllo di fatto, si passa alla fase 2, creare imprese copertura per recuperare i fondi pubblici stanziati dal governo e dall'UE per far fronte all'emergenza Covid. Con queste modalità, mette in guardia il Viminale già da alcune settimane, le organizzazioni mafiose conquistano territori sempre di più anche al nord e accedono così ad una serie di rapporti sociali ed economici utili per sviluppare interessi criminali.